William Johnson. E chi è? Quello deve essere il templare William Johnson. Magari è il manoscritto. Oppure sa dove si trova. Come ho già detto, abbiamo bisogno di un'unione nazionale tramite un atto del Parlamento che possa rendere più indipendenti le colonie. I francesi sono una minaccia imminente e noi non siamo pronti ad affrontarli. In parole povere, o le colonie si uniscono o moriranno. Discorso toccante, signor Franklin. Ma credete davvero che l'Inghilterra concederà l'autonomia ai coloni? Hanno poca scelta, signor Johnson. Voi sapete bene quant'è remota questa frontiera. Sì, ma abbandoniamo la politica per oggi. Vorrei ringraziarvi per la ricerca. Ma certo, certo. Ho esaminato quella scatola per breve tempo, ma posso dirvi che è unica. Dell'antico Egitto, dite? Bene, come vi ho già scritto, io sono pronto a elettrificarla. Eccellente. Ve la faremo avere quanto prima. Riguardo al manoscritto, capitano! Mi dispiace, signore, ma il signor Wardrop non vuole cederlo. Dice che il rischio è eccessivo. Il rischio? Ah, chiedo scusa. Avrete il manoscritto e la scatola a brevissimo. Non siete degno di quell'uniforme. Correte a Fort Frederick e dite a Wardrop che sarà meglio che consegni subito il manoscritto. O avrò il suo scalpo. Non posso permettere che quell'inglese raggiunga Wardrop. Penso che ci serva un governo coloniale più forte. E ora da Wardrop e dal manoscritto.
Questo lo prendo io. Cane templare. No! Non sai che cosa stai facendo, sciocco! Libero l'umanità dal vostro controllo. E sarete forse liberi quando i francesi mineranno queste litigiose colonie? Queste colonie se la passerebbero molto meglio senza i templari dietro le quinte. E noi generiamo ordine dal caos. Se tutto è permesso, nessuno è al sicuro. Anche il diavolo cita le scritture per i suoi loschi scopi. A che pensa, capitano? Grazie per la fiducia, capitano. Che servigi posso fornire? A dopo. Il capitano, aprite i trevi! Ho con me il manoscritto. Ottimo. Hope ti sta aspettando a Sleepy Hollow. Che c'è a Sleepy Hollow? Benjamin Franklin. Johnson l'ha soldato per far funzionare la scatola dei precursori. E qual è il piano? Incontrare Hope, spacciarsi per un uomo di Johnson e dare la scatola e il manoscritto a Franklin. Allora sono un messaggero.
Esatto. Vediamo se questo Franklin riesce a capire come far funzionare il scatto. E resta con lui. Ah, e per quanto ne sappiamo, lui non sa nulla dei Templari, né tantomeno degli assassini. Ah, una missione semplice. Per un semplice. Sei in ritardo. Il cielo fa i capricci. Non è l'unico motivo, vero? Salve, signor Franklin. Mi chiamo Shay e questa è la mia socia, Hope. William Johnson ci ha detto di darvi questi. Ah. Grazie, ma temo di dover posticipare l'esperimento. Rimandare? Perché? L'esercito mi ha confiscato i parafulmini. Sono essenziali per condurre l'elettricità che mi serve per la scatola. Il signor Johnson non vorrebbe aspettare oltre. Allora forse c'è qualcosa che puoi fare. È tutto il giorno che i soldati portano via oggetti. Magari possono dirti dove hanno portato i miei parafulmini, così li potrai recuperare. Al vostro servizio. Controlla dal mercato vicino al porto. Io resto qui a preparare l'esperimento. È intollerabile. Non posso condurre la mia ricerca come si deve. In questi giorni confiscano il metallo a tutti. L'esercito vuole...
Accidenti, come pesa? Ah, il tempo sta bene. Sai dove si trova il magazzino, soldato? Sì, signore! Di essere seguito. Arriva una tempesta. Già, ti va una. Speriamo che non, certo, si scateni. Se porti gli amici. E a mare. Ultima cassa? Sì, signore. Mettila con le altre. Questo spiega la puzza. No, non ridere. Se il comandante continua così, ci sarà presto una rivolta. Chissà che se ne farà il signor Franklin di questi conduttori. La tempesta sta peggiorando. Meglio tornare da Franklin. Shay, grazie al cielo! Su, aiutami coi conduttori!
Portogallo. E Lisbona, Hope, mi ci gioco la testa. Sparisci da qui, Shay. La milizia sarà qui a breve. Avranno molte domande. E tu, invece? Sono una devata cameriera. Giusto. Il rifugio più vicino è a Mount Vernon. Hope mi starà aspettando. Lisbona è grande quasi quanto Londra o Parigi. Sicuro di trovare questo posto? Lo conosco molto bene, Hope. È un convento, piuttosto vicino al porto. Potrei aver fatto visita a qualche monaca. Vista la tua personale conoscenza del luogo, il compito spetta a te. Capisci cosa occorre fare? Troverò il Tempio dei Precursori e anche il frutto dell'Eden. Abbiamo una nave per solcare l'oceano. La Morrigan l'atterrò a sicura a New York. Grazie. Io e Liam partiremo subito. Liam non è disponibile adesso. Nave e ciurma ti aspettano. Stai attento, Shay. I frutti dell'Eden sono potenti. La festa di ogni santi. Che bello. Ed eccomi qui, alla ricerca di un oggetto più vecchio di Adamo ed Eva. Che tempi bizzarri. Benedictus est, Domine, Deus universi qui ad etua largitate acepimus vinum, quo tibi offerimus fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gloria Domini nostri Jesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Christe eleison. Qui ad exteram patris ad interpellare.
Sassitam Eterna. Bene, ci siamo. Il sito dei precursori. Cosa diavolo è questo? Il manufatto.
Perché Dio lo ha permesso? Dio non c'entra niente con questo. Allora qual è la prossima città che devo distruggere? In Portogallo! È successo come ad Haiti! Un grosso terremoto! Migliaia di morti per colpa del tuo manoscritto! Non può essere! Nessuno può scatenare un terremoto! Ma una persona che maneggia i manufatti dei precursori, sì, invece! Hai visto la scatola, Hope? Il tempio era pervaso di quel potere immenso! Tu mi hai fatto uccidere degli innocenti! Come osi? Lo difendi? Achille mi ha mandato là, come Makanda l'ha mandato il suo uomo ad Haiti! Ma che diavolo sta succedendo? Basta! L'operazione era delicata. Forse tu... Stai scuotendo la terra stessa. Chi sei tu per decidere quale città dovrà cadere? Portatelo fuori di qui. Liam si illude se pensa che lascerò stare. Non ci si può fidare di Achille. Non deve trovare altri templi dei precursori. Non mi importa se è un mentore o se la sua famiglia è morta. Non possono esserci scuse per questa follia. C'è solo una cosa da fare. Non si torna più indietro. Speravo tanto in te, Shay. Achille, devo farlo. E cosa stai facendo esattamente? Derubi i tuoi fratelli? Mi tradisci? Qualcuno dovrà pur rimediare. Rimediare? Non hai idea di cosa stai facendo. Il futuro di tutto il continente, forse del mondo intero, dipende da quel manoscritto. Forse. Ma con che diritto decidiamo il futuro? Diritto? È nostra responsabilità! Noi siamo responsabili della morte di innocenti e del crollo di città! Questa folle brama di potere finisce qui! Non ti lascerò distruggere ciò che ho costruito! Assassini! Fermatelo! Fermate Shay! Yeah.
Sei. Di certo Achille... Non posso! Non lascerò che accada ancora. Tante vite spezzate. Una in più non conta. Sei! Ma cos'è? Un glitch nei ricordi. Pare ci siano altri dati. D'accordo, Zuccone. Non posso ancora farti alzare da lì. Completa anche questo. Bizzarro. Pare che questi ricordi si svolgano 20 anni dopo quello appena visto. Ne sei sicura? Ma certo. Significa che... Shei è sopravvissuto alla caduta. Se è la persona che credo che sia, allora deve aver... Vai avanti. Dati frammentati. Il ricordo è incompleto. Che posso fare? Dobbiamo scoprire che vuole fare Shei. Il ricordo non sarà perfetto, ma sono quasi certa che sequenziarlo non ti ucciderà. Bene, Zuccone. Non sappiamo dove sia Shei o cosa ci faccia lì. Quindi tieni gli occhi aperti. Voglio sapere perché è venuto in questo posto. Sentito che ha detto? Forza! Trouvé ? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler ! Allons-y ! Benjamin Franklin, ecco chi cerca Shei. Franklin ha viaggiato in Inghilterra e Francia. Quel tipo ha detto Notre-Dame. Shei è a Parigi. Fammi vedere che sai fare. Elimina la minaccia. Proteggi Franklin. Cette fois. Merda! Che succede? Non abbiamo altri dati, non possiamo continuare con questo ricordo. Per ora.
Shay non può essere morto se è ricomparso in Francia 20 anni dopo. Ci sfugge qualcosa. I ricordi di Shay sono sparpagliati nel cloud. Il virus ha danneggiato i server e non si può accedere a tutta la sua vita in una volta sola. Tu sei bloccato e io sono impegnata. Perché non vai a trovare Otzoberg? Lo troverai in uno dei suoi uffici. Sto morendo dalla noia, ma gli ordini sono ordini e mi è stato detto di restare qui. Shay Cormac è un assassino. Ma non come quelli che hai usato finora per i prodotti di intrattenimento. Credo che Shay possa essere l'assassino più importante della storia. Le tue ricerche mi serviranno a ottenere ciò che voglio da molto tempo. Ma forse la storia di Shay può tornare utile anche a te. Server a cui accedere per recuperare il prossimo frammento. Eccellente. Se vogliamo procedere, avrò bisogno dello zuccone. Ora sai cosa devi fare. Sono stufa di aspettare i tecnici di Melanie. Ho sistemato questo schifo. Ora puoi andare alla sala d'attesa e tornare. Ti preparerò l'Animus mentre sei di sotto. Il luogo del prossimo server è sulla tua mappa. Muoviti. Merda, dimenticavo che il server ha una protezione di livello 1. Ora puoi superare la sicurezza di livello 1. Spero che non ci saranno altri ritardi. Ora puoi accedere alla stanza dei server. Ripristinati i server, caricherò il prossimo set di ricordi sul tuo Animus. Ci sei? È tutto pronto. Iniziamo! Via, via, via! Ma chi siete? Non toccatela! Santo cielo, sistematelo! Tu, dammi la bambina! Va tutto bene. Elina! Si calmi, signor Berg. Non faremo alcun male a sua figlia. Ma chi siete? Mi chiamo Warren Vidic. Lavoro per Abstergo Industries. Lei ha lasciato il reggimento Yuti Yegar ed è diventato un mercenario per poter pagare le cure necessarie alla fibrosi di Elina. La sua scelta ha dato frutti? Perché le... Voglio farle un'offerta. Non lavoro con gente che non conosco. Non è quel tipo di offerta. Ora tirerò fuori un oggetto dalla mia tasca. Che cos'è? Questa pillola? È solo per sua figlia. Forza, piccola. Prendi la medicina. Fermo! Ecco fatto. Andrà meglio ora? Questa pillola può curarla, ma non è sul mercato. Potrebbe essere sua se accetterà di partecipare a un programma di addestramento che ho ideato. Che cosa vuole l'Abstergo da uno come me? Oh, non lavorerà per l'Abstergo. Ma se porterà risultati, l'Abstergo potrebbe lavorare per lei. Prima di accettare voglio una cosa. Sentiamo. Quello lì ha innervosito mia figlia. Capisco. Signori, liberate il signor Berg. Jenkins, dagli la pistola. Cosa? Ora,
Sì, signora. Soddisfatto? È un inizio. Bel lavoro, Zuccone. I dati che abbiamo non sono precisi, ma bastano per proseguire. Torna qui e datti una mossa. Sembra che ripristinare i server rimuova il virus anche da altri sistemi. Stai facendo ottimi progressi. Voglio vedere cos'altro scopriremo da Shay. L'autorizzazione di livello 1 ti farà accedere anche ad altre zone dell'edificio se avessi voglia di sgranchirti le gambe tra una sessione e l'altra. Se dicessi che è la cosa più strana che ho mai visto, sarebbe una frase fin troppo ovvia, vero? Shay deve aver vissuto un'esperienza molto traumatica. Ok, ecco la seconda ovvietà del giorno. Continua a esplorare i ricordi. Il meglio deve ancora venire. Ehi, stai meglio, sono contento. Grazie. Signor Finnegan, giusto? Santa Vergine Maria, ma è l'idiota del villaggio questo. Barry! Ascolta, Shay, io sono Cassidy e questo è... Barry! Sta male da settimane. Mi spiace esservi di peso. Visto? È un gran bravo ragazzo. È un marinaio goffo. Sarà caduto da una nave mezzo ubriaco. Barry! È vero. Che cosa volete? Ma che succede? Sta zitta, donna. Lasciala stare. Ma insomma, che succede qui? Restane fuori, brutto idiota. L'intenzione era quella. Ma l'hai messa sul personale. E non tornate più! Grazie, Shay. Quando ero giovane, li avrei liquidati tutti con una mano sola. Che volevano quelli da voi? Oh, il solito. Pretendono di essere pagati soltanto per non far del male ai cittadini. Dammi retta. Quelle bande saranno la vera rovina della città. Aspetta qui, ho qualcosa per te. Non puoi certo andartene in giro mezzo nudo. Tieni, metti questi. Erano di mio figlio. Direi che se stai cercando guai, avrai bisogno di queste.
Grazie. Ora sì che sembri un vero gentiluomo. Cass! Avevo un libro con me. No, solo queste strane armi. Grazie a entrambi. Ora scusatemi. Allora il manoscritto è in fondo all'Atlantico. Perché ce l'avete tanto con i Finnegan? No, io no! Mi ha mandato il capo! Sì? E dov'è che si trova? Non puoi sbagliarti. C'è sempre del fumo nero che sale dal cortile di quell'edificio. Ugh.